Beh, si parte sì, con questa bella esperienza che ci vede impegnati per il prossimo mese per fare la nostra proposta per San Martino, come lo vogliamo costruire, un paese migliore, un paese più efficiente, più ordinato per la gestione corrente e un paese che cercherà di cogliere le opportunità della programmazione europea attraverso la città caudina per intercettare lo sviluppo partendo dalle risorse del nostro comune, che sono le risorse naturalisti, la montagna, le risorse culturali e cercando di spingere finalmente a migliorare e velocizzare i collegamenti con l'area metropolitana di Napoli, perché se siamo in grado di fare sinergia con le altre istituzioni sovracomunali, riusciremo finalmente a far migliorare la linea ferroviaria e sono in corso questi lavori. Arriveranno le nuove carrozze, io ho fatto la proposta delle rotatorie, cerchiamo di sostituire i semafori con le rotatorie prima che si realizzi la strada per arrivare a Napoli, perché 10 minuti, 15 minuti probabilmente si perdono ai tanti semafori che ci sono e che servono più da bancomat per i comuni che non per regolare il traffico, quindi noi faremo una battaglia in questo senso, queste idee chiare che ci contraddistingueranno nella campagna elettorale e che attueremo una volta vinte le elezioni. Quattro liste per poter scegliere con più ampio respiro possibile, però quattro liste che alla fine forse daranno un pochino di suspense anche alla tornata elettorale. Ma questo sicuramente insomma c'è, nel senso che noi possiamo dire che in questo momento il numero di liste è un numero consistente, ma non è la prima volta che a San Martino ci sono quattro liste, ce ne sono state anche cinque in un passato non tanto remoto, quindi vuol dire che la partecipazione democratica a questa occasione elettorale, a questo appuntamento elettorale si è concretizzata in questo modo, che vinca il migliore e spero che ci sia un confronto serio, leale sui temi e non sulle questioni che insomma magari personali che diciamo poco contribuiscono effettivamente a programmare e a realizzare lo sviluppo del paese. Ultima domanda, qualche nome di spicco della lista per domani? Ma francamente sono i nomi della mia squadra, della nostra squadra, li dico in ordine alfabetico, qualcuno mi ricordo, Carlo Abbate, l'avvocato Giovanni Adamo, Chierina Parrilla, Costantino Ricci, Erminio Petecca, voglio dire i nomi sono 12, quindi Pasquale Caserta, poi le leggerete, non mi fate fare questo esercizio così a memoria che francamente dopo una giornata e una nottata passata per predisporre le liste, mi sia consentito un po' qualche defaillance di memoria.